Questa mattina alcuni diportisti hanno segnalato alla capitaneria di porto di Chioggia la presenza di un cadavere galleggiante nel mare davanti Barricata, nel delta del Po. Il corpo indossa una muta da sub ed è quindi logico pensare che si tratti di Luigino Drago, il 68enne di Botrighe, che non era più riemerso dalle tenue a 6 miglia al largo di Isola Verde la scorsa domenica, 15 settembre. La motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto la zona di Scardovari per il sopralluogo. La salma è stata recuperata poi da un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha fatto scalo all'eliporto dell'ospedale di Chioggia per radunare i sommozzatori. Il corpo dell'uomo in mare, che si presume essere Luigino Drago, verrà poi affidato all'autorità giudiziaria, che disporrà di conseguenza. Raffica di furti negli appartamenti di Borgo San Giovanni. Nei giorni scorsi sono stati segnalati 3 o 4 colpi nelle abitazioni di via Raffaele Cadorna e delle strade laterali limitrofe. I ladri hanno poi cercato di entrare anche in altre case, i cui inquilini si sono ritrovati la porta segnata dei tentativi di apertura con una chiave passepartout. I furti sono avvenuti anche in pieno giorno, uno dei quali ieri mattina. La vittima di quest'ultimo ha denunciato il fatto alla Polizia di Stato, recatasi in loco assieme alla Polizia Scientifica per la rilevazione di eventuali impronte digitali. In almeno un caso i malviventi sarebbero riusciti a svaligiare completamente l'alloggio di denaro, preziosi e oggetti di valore. Oggi dalle ore 16.45 alle 19 avrà luogo un sit-in al parco in via Tullio e Serafin a Cavarzare, dove lo scorso 23 marzo era stata installata la panchina gialla in memoria di Maila Beccarello, la 35enne massacrata di botte dal marito Natalino Bosco Lozemelo l'8 agosto 2018 nella sua casa in via Regina Margherita. La panchina è stata distrutta da un 18enne lo scorso 25 agosto e per questo l'associazione Altea, che coinvolge anche una zia di Maila, ha dato appuntamento alla popolazione per non dimenticare e testimoniare invece la propria sensibilità al caso, che vedrà il 30 settembre a processo l'omicida. Al sit-in parteciperà anche l'amministrazione comunale di Cavarzare e l'invito è stato esteso ai sindaci delle località limitrofe. Gli attivisti di Altea chiedono nessuno sconto di pena, né rito abbreviato, né arresti domiciliari. Si sono conclusi ieri a Castiglione della Pescaia, in Toscana, i lavori della seconda edizione per quanto riguarda il G20 delle spiagge, summit delle destinazioni balneari d'Italia, che assieme accolgono quasi 70 milioni di turisti. La città di Chioggia era presente col sindaco Alessandro Ferro, che dopo il primo dei 3 giorni si è avvicendato con un tecnico del competente settore comunale per coordinare il tavolo tecnico relativo al turismo balneare e all'ambiente. In loco era presente anche il presidente dei concessionari di Ascot, Giorgio Bellemo. Per ogni tavolo è stato predisposto un documento di sintesi che ha dato avvio a una discussione volta a individuare progetti condivisi, dedicando uno spazio alla presentazione di buone pratiche. Rispetto allo scorso anno a Bibione, quest'anno la conversazione è stata rivolta maggiormente all'individuazione e discussione di progetti che il gruppo potrà portare avanti nei prossimi anni e non attorno ai problemi. Le 5 macroazioni in merito alle quali le spiagge italiane sono chiamate a lavorare sono la creazione di un brand delle coste italiane e l'attuazione del protocollo d'intesa siglato con l'Ente Nazionale del Turismo, la definizione di nuovi criteri perequativi, una missione a Bruxelles nel mese di novembre per incontrare il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e discutere degli effetti della direttiva Bolkestein, l'individuazione di standard comuni per l'accessibilità, la definizione di un piano di sicurezza integrata assieme al Ministero dell'Interno. La prossima edizione del G20 delle spiagge si terrà a Vieste nel Gargano. Entra nel vivo l'edizione 2019 di Chioggia Vela. Dopo la celebrazione dei 70 anni del Circolo Nautico Chioggia, avvenuta ieri sera all'Auditorium San Nicolò, oggi dalle ore 13 viene disputato il trofeo Chioggia Vela, con la regata Open in classifica overall e per classi, nel mare antistante la spiaggia di Sottomarina.
Alla manifestazione partecipa anche il premiato Moro di Venezia. Sempre nella giornata odierna, dalle ore 18 avrà luogo la regata Meteor al crepuscolo, con la possibilità di comporre equipaggi e veleggiare negli scafi messi a disposizione dall'organizzazione. Domani invece le sfide in laguna per il trofeo Meteor Sharing, fino alle premiazioni delle ore 18 nella sede del circolo in calle Santa Croce a Chioggia. Sempre domenica 22 dalle ore 14.30 sarà possibile provare in loco le tavole da SUP con l'ausilio degli istruttori della scuola di sottomarina. Due giorni interamente vocati alle auto, alle moto e ai videogiochi del passato, oggi e domani al Parco Commerciale Clodì. Auto e moto senza tempo coinvolge gli appassionati di autotuning Area 51, che si radunano sabato dalle ore 16 alle 21. Domenica, a partire dalle ore 10, l'incontro dei possessori di Fiat 500 d'epoca con il club della Riviera del Brenta, quello degli Harleyisti in collaborazione con Motor Factory, il Motoclub di Rosolina, le Honda della carrozzeria ferro di Sant'Anna, le auto di drifting con l'associazione Smile e i go-kart per bambini. All'interno dell'iniziativa anche lo stand gastronomico dell'OP I Fasolari di Chioggia.